Bella ragazzi, ed eccomi tornato, sono Ghost. Vai, vai, ricomincia. Vai. Bella ragazzi, ed eccomi tornato, sono Ghost Frax con un nuovissimo video, il mio canale. No, e oggi siamo qui con un video su Far Cry 4, un titolo mai visto su questo canale, incredibile, pazzesco, ma neanche Far Cry 3, è vero Johnny Cratch? Bella ragazzi, sono Ghost Creek. Ghost Creek, oggi siamo canale di Just Ron. Esatto. Insieme a Ghost Red. Per commentare un video di Just Gab. Di Just Gab. No, è vero, Frax, ma te non l'hai mai messo Far Cry? Dimmi, Ron di Squared. Te l'ho appena detto, ti ho detto, tu non l'hai... Lo so. Vabbè, no, comunque dai, a parte tutto, come state vedendo in sottofondo, ci sono dei pezzi, insomma, di Far Cry che abbiamo giocato quando era lunedì, giusto? Sì, in sì, abbiamo giocato lunedì, sì, ma oltre che la coop abbiamo fatto circa un 6-7 ore di gioco in cui abbiamo fatto la storia, abbiamo iniziato il gioco insomma dall'inizio. Abbiamo già visto qualche personaggio, vero Cratch? Sì, 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 no, abbiamo, a parte il fatto che comunque io è da Parigi che nerdo, anzi addirittura dalle 3 che nerdo su Far Cry 4, quindi praticamente mi sono già spoilerato credo il 65% del gioco, però... Va bene, non si ci può dire niente. Non si ci può. Oh, no, non ma ci perché? Si può. Non ci si può dire niente. Però devo dire che adesso Frax tu sotto c'è il video della coop, no? Sì, ci metterò un po' di pezzi della coop. Ecco. Da adesso ci sarà la coop, incredibile. Io vi giuro, io davanti praticamente provavamo il gioco. Io ero seduto davanti a Frax, quindi la coop mi toccava con lui. Sì. Abbiamo fatto la infatti anche per questo stiamo facendo i video insieme, perché sennò non l'avrei mai ospitato Johnny Creek sul canale. Però grazie. Come ha detto lui, si ci può fare la coop. Ma vabbè, ci siamo divertiti veramente tantissimo, sì. Sia cioè nella coop, cioè io ho riscontrato questa è stata la mia un po' impressione di Far Cry 4, cioè io sono andato lì insomma negli studi della Ubisoft a provare Far Cry 4 un po' titubante, devo dire la verità, perché non avevo minimamente idea di che titolo aspettarmi, se un titolo molto valido, un titolo scrauso o quant'altro, e posso dire questo, che mi sono trovato davanti un gioco che è versatibilissimo, si dice così, molto perché, versatile, va bene? Sì, ecco. Ecco, perché comunque cioè, puoi trovarti sia a giocare in modo serio, quindi andare esatto. A fare le missioni, ammazzare gli animali, aiutare le vecchiette indiane, cose del genere, che comunque può sembrare un po' una cazzata, ma è veramente molto figo se giocato, sì. Mamma mia, wow, attenzione, la crusca! Oppure appunto metti la coop e vai a cazzeggiare puramente nella mappa, che è immensa, con un tuo amico. Poi se il tuo amico è deficiente come Johnny Creek è ancora più divertente, perché insomma ha fatto delle provate incredibili. Sì, assurdo. Cioè quindi è un mix tra un gioco molto serio e tipo una specie di GTA in cui cazzeggi e basta, giusto? Ma alla fine guarda, tu non l'avevi mai provato. Io invece che sono veterano di Far Cry e ci gioco dal primo, sapevo più o meno cosa aspettarmi, e quindi il gioco a me è sempre piaciuto. Però sta aspetto qua della coop in questo titolo, in quest'ultimo Far Cry 4, è spettacolare, è troppo divertente. Sì, è spettacolare, è veramente troppo divertente. Magari metto qualche scena parecchio divertente sotto mentre stiamo parlando, insomma, con il Cratch abbiamo fatto cose strane, abbiamo cercato di suicidarci in tutti i modi possibili immaginabili, ci facevamo esplodere, ammazzavamo elefanti, cioè, cose tenete conto che c'erano gli altri, tra cui anche il grandissimo Dexter che salutiamo, sì. Che penso provavano a fare tipo un live, ma io non riuscivo a trattenermi perché c'eravamo la coop mia di Frax. Cioè tutti quanti sì, andavano a fare tipo le missioni in coop, no? Giocavano appunto il lato del gioco serio, come avevamo detto, insieme, appunto in coop. Invece io e Johnny abbiamo sperimentato puramente il lato cazzeggio della coop e ci siamo divertiti veramente troppo. Infatti il fatto che l'unica cosa che ha fatto Frax in quasi tutta la coop è stato lanciarmi le molotov per andare a fuoco. Sì. E far finta una volta Johnny fa che cercava di strusciare nell'acqua per spengersi. Una volta, mi ricordo, non so se lo fa vedere, c'era tipo Frax che mi indica una cosa e fa: guarda Creek, c'è uno che sta facendo un barbecue, aiutiamolo. È vero, c'era tipo la capanna. tira la molotov, tipo che c'era il pollo che stava cuocendo sul fuoco, il pollo per l'effetto della molotov diventa un pochettino più bruciato. È stato bellissimo, lo metto sicuro, è stato fantastico. No, in coop, guarda, io... Anche se no, io parlo a chi non è amante di Far Cry 4.
Perché io lo so e non posso dire niente, ma fratelli, anche a chi non piace questo genere di gioco, la co-op... Sì, no, veramente, merita troppo. No, perché soprattutto guidare insieme all'altro è una delle cose più epiche della vita. Sì, e poi il bello è che, tipo, se tu sei il passeggero, quindi non guidi, no? Puoi intanto, ovviamente, vabbè, girarti in tutta la macchina e quindi vedere sia gli interni della macchina sia il tuo compagno. Ma il bello è che se il tuo compagno gira la visuale verso di te... È ambiguo! Tipo, è molto ambiguo. Ci sono sguardi tipo di gay ingenui. Ti guarda tipo incazzatissimo. Sì. No, ma la coop spacca. A parte il fatto che comunque noi non abbiamo provato una cosa, Frax. Cosa? Non abbiamo, perché la prossima volta che abbiamo la coop dobbiamo provare una cosa. Tu parti da una montagna e io dall'altra, giusto? Mm-hmm. Non appena sblocchiamo la tuta alare. Ah, è vero. Dobbiamo provare a schiantarci contro, è bellissimo. Anche se credo sia difficilissimo. A parte il fatto che una cosa mi ha lasciato sconvolto in maniera incredibile è che io pensavo che il tuk-tuk, ovvero l'elicotterino, potesse portare solo una persona. No, invece ne può portare due, è una figata assurda. Invece l'altro si mette dietro attaccato a un palo come se nulla fosse. Sì. Proprio scazzante verso la paura. Addirittura tipo puoi andare tipo sui laghi, insomma sali tantissimo, poi ti lanci. Abbiamo provato pure con Cretch, è stato fantastico. No, poi abbiamo provato anche altre cose comunque, Cretch, vero Cretch? A voi abbiamo provato un casino, a parte il fatto che Frax comunque abbiamo giocato anche seriamente, non è che io ho passato... No, infatti adesso sembra che abbiamo giocato solo in coppa a cazzarare tutto il tempo, però... Abbiamo fatto 4-5 ore di gameplay, sì, serio, proprio andare avanti insomma con la storia, fare le missioni proprio per assaporare al massimo il gioco, e anche lì vi posso assicurare che veramente merita tantissimo. E io, a parte i filmati che sono fatti da Dio, comunque io visto, appena compare Pagamin, è il personaggio più epico. Sì, guarda, forse anche meglio di Vas. Vero, di quello del 3. A me è piaciuto tantissimo pure a me. È proprio schizofrenico Pagamin inside, cioè proprio un malato di mente. Sì. Sì, è proprio... C'è proprio la testa Ron, praticamente. Ron? Ron con la giacca fucsia, lui. È biondo. è biondo. Aspetta, ma fai Ron biondo col caschettino. È lui, eh? È lui. Ecco perché Ron è pieno di soldi, ha fatto una scena in Far Cry. Pagamin è il dittatore più sexy dell'India. Sì, è vero. A parte che, comunque... No, davvero, il personaggio di Pagamin è epico, specialmente... Non vi voglio dire niente, la musica che mettono quando arriva Pagamin. Ah no, a parte che tanto è su tutti i trailer, credo, quindi, no? Sì, quello là è ovunque, non è una nostra, però è una nostra anteprima. È davvero bello. Quindi io, fratelli, in conclusione, veramente, questo gioco vi dico... Vabbè, io sono amante, non può, di Frax. Sono un amante del gioco, non posso parlare proprio perfettamente, però dal mio punto di vista è consigliatissimo. Epico e divertente, e anche serio. Sì, allora io da neofita, non so, magari molti di voi lo avranno già giocato, ma sicuramente tanti altri di voi ancora non hanno avuto modo di giocare a nessun Far Cry, insomma, o almeno spero pochi di voi, però ecco, io dopo che ho provato questo Far Cry mi sono reso conto che mi sono perso 3 bei capitoli prima, perché mi hanno detto che, diciamo, che sono tutti quanti bei capitoli, questo in particolare, e una volta che ho giocato a questo mi sono anch'io innamorato di questo titolo, quindi lo prenderò sicuramente, e lasciate un bel pollicione in su se volete vederci anche dei video quando uscirà il gioco, insomma, magari qualche Cops drogo insieme al Cretch, vero? Cascate in Overcraft, primo video. Esatto, oppure tipo come riempire di C4 ogni cosa su Far Cry. Sì, certo, però se io ti dico, Frax, aspetta a farla esplodere e fai figo a farla esplodere quando sto arrivando a mettere l'ultimo paletto lì, il paletto di Far Cry, va bene, di C4, buonanotte, va bene, comunque il video è finito. Il paletto di Far Cry. Sì, il paletto di Far Cry, vabbè, il video è finito. Ghost Frax e Johnny Cretch. Ghost Frax. Drogo, amore totale, cabasisi, mani congelate. Ciao, raga, amore totale.